Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Centro 4, a parte gli scherzi, benvenuti in un nuovo episodio. Cosa sta succedendo nella minimappa? Che tutti i miei alleati continuano a spostarsi tutti random. Questo è uno dei pochi giochi dove se succede un bug o un glitch è tutto contestualizzato nella simulazione. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la liberazione e il potenziamento di Shondi. Tutta sta gente stesa a terra? Signorina, tutto bene? Sembrerebbe di no. C'è anche sua sorella gemella qui, non vorrei. Tra le altre cose, ho iniziato un po' a cambiare armi. Per un motivo semplice, bisogna fare negli obiettivi, tra parentesi, obiettivi nel gioco e trofei al di fuori del gioco, tot uccisioni con tot armi, quindi questa, il Rapimatic e il fucile a rimbalzo. Il fucile a rimbalzo l'ho un po' potenziato, il Rapimatic e questa ancora no. Il fucile a rimbalzo, come ho già detto, non è un'arma di mia preferenza, però il suo lavoro un po' lo fa, diciamo. Mentre il Rapimatic, per esempio, lo puoi usare solo nelle zone aperte. Nelle zone chiuse non funziona. Per esempio, il tentacolo qui, a parte che c'ha delle texture che non c'entrano quasi nulla, cioè la mazza da golf perché, possiamo aumentargli i danni e non è una cattiva idea. Però il lanciare le macchine non ha senso, già lo fa. Mentre questo, per esempio, è già potente di suo. In realtà dovrei fare anche delle uccisioni con la pistola dubstep. Non so se la pistola dubstep DLC Remix conti qualcosa, ma secondo me no. Secondo me conta solo quella base. E la texture mi piace questa. Sì, sicuramente fa più danni la pistola dubstep che il Rapimatic. Partiamo da quel presupposto. Mentre la pistola qui, ho aumentato subito il suo riscaldamento, così possiamo sparare di più. E i danni piano piano li aumentiamo. Non che io abbia interesse ad utilizzarla per forza quest'arma, ma per gli obiettivi devo farlo. Che tra l'altro, fra le altre cose, mi sono anche reso conto in realtà, cosa che probabilmente non mi resi conto su PlayStation 3, perché veramente se entro 3-4 ci ho giocato molto tempo, è quanto ci vuole per fare i trofei e anche tutti gli obiettivi. Per esempio, uno dei trofei è giocare 40 ore nel gioco. Ok, tu dici giocando, non ci pensi. O magari giocando più di un gameplay ci arrivi a 40 ore. E già uno è questo. La seconda è giocare 2 ore con un personaggio maschile, 2 ore con un altro personaggio femminile. Anche qui basterebbe un solo gameplay per farlo. Fai il personaggio maschile, cambi sesso dopo 2 ore, torni femminile, poi se vuoi ricambi sesso. Ma per esempio, un trofeo è per esempio uccidere 25 persone con determinate armi. Ok, però invece negli obiettivi del gioco c'è uccidi 250 persone con quelle armi. E tu dici, vabbè, giocando non ci pensi. Il problema è che le armi da utilizzare con tutte le uccisioni sono tante. Ma soprattutto un altro trofeo è fai tutti gli obiettivi. E quindi ci metti un sacco di tempo a fare tutti gli obiettivi per ottenere tutti i trofei. Vabbè, uno che fa completismo, gioca più volte come ho fatto io al tempo della PS3, ci arriva facile. Però per esempio io sono scemo, uso sempre armi che dico ok, voglio usare quell'arma, le altre non le toccherò. Poi alla fine mi pento e dico ok dai, posso usare anche le altre. Ora dobbiamo salvare o Ben o Asha. Siccome Ben lo conosciamo meglio di lei, andiamo con Ben King al Broken Shillelagh. I have a lock on Benjamin King's simulation. Right then, what are you waiting for? King me. I'll send the cyber to King me. Meet him at the usual spot. Va bene, andiamo al Broken Shillelagh. Ed eccoci arrivati al Broken Shillelagh. Ciao Shondi. What's going on? The president is about to enter Ben King's mind. So? Are you kidding me? The boss is going back to a time when they weren't in charge. When was the last time you saw that? Ecco perché tanta curiosità, è vero? When did that ever stop your administration? We never invaded. Yes, we did. Jesus, what did we do? I'm committing treason if I tell you. I think treason only matters if you have a plan. Oh no! Gli ho sparato nelle palle. That was bad timing. You get to be quiet now. Okay. Ci rivediamo dopo, Sid. Dopo te la faccio pagare. Ok, signore.
Oh, Dio mio. Effettivamente questa scena per me non aveva grande significato finché non ho giocato il primo Saints Row. Ora ha molto più senso. So anche perché Ben è tornato e perché... di tutta la sua storia. Già. Yes. Bless this shit out. It's just as I remember it. I expected the buildings to look a lot worse than this. Yeah, the improvement is positively graphic. Questo è vero. Watches! I got watches in! Yo, hey man! Dio mio! L'ho capito adesso sta cosa degli orologi. Era perché nell'introduzione del gioco c'erano gli orologi e la zozzona. Hey. C'era la zozzona e il tizio che ti vendeva orologi nell'intro. E lì c'è... Oddio, è tutta l'intro questa! Man, fuck the rollers. The bar. Che loro vedono il coso dei rollers e iniziano a dipingerci sopra. Adesso vi spacco la faccia, maledetti. Nice going. Porca miseria. Tirati su, va. Didn't see that coming, eh? Dammi quella mazza da baseball. Perfetto, che è diventata magicamente una mazza da hockey per me. Arrivo, 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 arrivo. Spero che tu ti sia fatto male. Dio mio. Dio mio. Rivedere questo posto. A parte che in realtà mi sembra molto diverso rispetto alla realtà. Io ho visto un tizio volare fino a qua. Perché là c'era il negozio di armi, liquori. È diverso rispetto a come era nel gioco originale. È molto diverso. Però vabbè, ci sta che sia una simulazione, non debba essere per forza uguale identico. Però anche la strada era diversa. È molto diverso rispetto a quello che era originariamente in Saints Row 1. Perché qui c'era il cimitero, ok, ma qua era tutto negozi. Eccoci qua. Esplora la chiesa. Tania! Che brutta che è. Fuck, cioè, not you again. Era già brutta nella versione Xbox, ma qua non l'hanno rifatta tanto meglio, eh. La chiesa mi sembra più piccola rispetto a quello che era. Vediamo se c'è qualche segreto, aspetta. Vediamo se c'è qualcosa. Scusa un attimo. Quello è un dipinto di Shondi, nonostante sia buio e non si veda. Qua era la scrivania di Julius. Sì, la chiesa bene o male l'hanno rifatta uguale. E questo, ma come fanno ad esserci immagini di Shondi, scusami? Come fanno ad esserci immagini di lei che è ancora in Saints Row 1 non esisteva? Però vabbè, qua ci sono... Ok, lui era il politico che poi abbiamo fatto saltare in aria. Lì c'è Lynn e quell'altro. Ben? Ben, sei qui? Il Freckle Birchis. Councilman Phillips never did have a sense of humor. Ah, mannaggia. Vediamo di qua invece. That's far enough. Don't shoot, Ben. It's only me. You remember the White House, right? Partying with the Jamaican ambassador? Jamaicano. Yeah, I remember all. Mate, you look like you've been through the ringer. My crew turned on me. Tanya and Big Tony pulled... Aspetta, scusami. Now I want my ass dead. Big Tony. I was hoping Julius and the Saints would help me out. Tell me you didn't invite him in here. No, I'm never able to find him. Believe me, that's for the best. Now let's get you out of here. Già, Julius non era poi tanto, tanto bravo, eh. Tanya thinks you bitches can take me out? My name is Benjamin motherfucking King! Benjamin motherfucking King! This is all wrong. We chucked Tanya from an office building years ago. Ma mi sembra che la telecamera sia un attimo smerdata qua, eh. Aspetta. Then I wake up and it's the same shit all over again. Lo so, Ben, purtroppo. Poi te lo spiego, ma sei dentro una simulazione e diciamo che... giocano un po' con i tuoi ricordi qua, eh. Hold the phone, Kinsey. Might not be able to go just yet. Esatto, dobbiamo... dobbiamo uccidere una certa persona, se non ti dispiace. I'm not going anywhere till Tanya and Tony are in the ground. Give us a minute, Kinsey. Ecco fatto. Ben, there's more to kill outside.
Vieni, Ben. Dobbiamo fare fuori i tuoi uomini. I tuoi ex uomini. Boss, are you sure about this? There's Spice Kings all over that area. Ben, fosse mai stato un problema. Tanya usually show up to kill you. Tanya's usually tried already. Right, I think I scared her off a few minutes ago. Sorry. If we can hold out here, then Tony shouldn't be far behind the rest of the VKs. Ok. This feels just like non avevo times, proprio changed, King. Il minimo dubbio che saresti rimasto con me, Ben. So far, no sign of either of them. That's no good. I'm counting on them coming. Since King has been reliving this over and over again, it stands to reason that the parameters of the encounter should remain the same. I think that means yes. Glad you understand. Penso che voglia dire sì. Ecco fatto. Ma sei cretino? Sto Vice King ha preso come ostaggio un altro Vice King. Ma mamma mia, che bello sarebbe stato avere le mie pistole esplosive anche in centro 1. Avrebbe reso la mia vita molto più semplice. I dropped something for you. Oh, you rock, girl. Cosa mi hai dato? Cosa mi hai dato? Voglio vederlo. I'm gonna go check it out. Bring me back a souvenir. Ecco fatto. Vediamola. Lancia Ratzinger. Però lo teniamo per dopo. Ho abbastanza armi e munizioni per potermela gestire anche senza il lanciarazzi. Madonna, io mi ricordo questa parte in centro 1 quando i Vice King continuavano ad arrivare. Arrivo. Well, fuck. Is anything gonna go right here? Sto arrivando, Ben. Aspetta, perché qua già vuol dire che non ho molto tempo. Timer rianimazione, aumentiamolo di un po'. Ecco fatto. Perché tanto ci servirà, quindi. Ah, dannazione, non è valsa la pena adesso. Tanto ci servirà più avanti. Via. Rianimalo. Tanto ci servirà, quindi tanto valeva spenderli quei soldi, nonostante a saperlo che non valeva adesso, ne prendevo solo uno. Giocando centro 1, sai cos'è che impari? Siccome le munizioni costano e anche le armi costano un sacco, devi puntare un sacco la testa in centro 1. In centro 1 dovevi continuamente puntare alla testa. Or maybe you won't have to, girl. Look! Che cosa? That's Anthony! Let's kill his punk! Big Tony! Finalmente! You cannot run us from here. Hey! L'ho ucciso? Try to warn him. Like Anthony ever listened. Boss, you and King should head back down the street to where you came in. It looks like Tanya's on the way. Fammi vedere, Tony. King, you ready to finish it? I've been ready ever since I got here. Allora, ammetto che non me lo ricordo molto Big Tony di centro 1, però sono sicuro che fosse lui. Dai, su, andiamocene, King. Tirati su, però, dai. Oh no. Ah, non posso usare armi perché sennò sapevano che gli avrei sparato da qua. Ehi, stronzi. Ehi, c'è Ben. E anche il tizio di Saint. Questi sono miei. Time for you to die with some dignity. Detto da te, poi fa tutto altro effetto, già. Morta con quel pochissimo di dignità che avevi, donna. That's just precious. You think I need Tony to kill you and your sidekick here? Sì, visto che sei una stronzetta viziata che pensa di potermi uccidere. Always wanted to put a bullet in this bitch. Don't get any blood on you. She's aia, che male. No, aspetta. What, are you the best the Saints? Dai, zitta. What the hell happened to her? Honestly, I don't care right now. As long as she ain't killing my ass over and over again. Maybe beh, ora non sei più solo, Ben. Those two kids deserve each other. Però io vorrei ucciderla. Non è giusto, è scappata. Questo è morto. Anche quello, sicuramente.
what's the situation look like out there? It's bad. Esatto, fa schifo. It's a big understatement. You know me too well. We have a Kind of. We're getting the band back together and then we're gonna kill Zinyak. That's not a plan, that's a goal. Whoa, you got a better one? Kenzie, you listening? Yeah. I want to turn this whole simulation off. You think you can do that? With my help, she can. I don't need your help. Yes, you do. That's why you saved me first. Nah. You saved Matt before me? Brilliant computer hacker, record mogul, experience with virtual worlds, experience with streams. My experience is empire building. Empire building? I'm sorry, who became fucking president of the United certo. States? E chi è che ti ha aiutato? That the fucking president of the United States asked to run their cabinet because they were way over their head. Hey, almeno ti ho pensato. True or false? You called me at 3 in the morning asking me to run your election because you weren't polling for shit. There is some fine points you're glossing over there, buddy. You're right. You weren't asking me, you were begging me. Are you two finished yet? Keith? Have you been watching the whole time? Yeah. And I'm just throwing this out there. I think there's only a passing similarity between me and Julius. Whatever, you're like the same person. How many of you guys are listening in on us? Tutti. All of us. Let's not fight in front of the kids. Do you seriously have a plan? I do. Work it out with Kinsey and Matt and fill me in when we can execute. You got it. Va bene. Right, I'm killing your connection, Benjamin. We'll see you soon. Hey, Kim. Hey, ci vediamo dall'altra parte. You really ended up in second place, don't you? Yeah. dannazione. Dummy King completata. $4,000. Esperienza. Ormai non è più un problema. Equipaggio Benjamin King. Amico Ben King. Oh, rivedere tutte queste parti dopo aver giocato Saints Row 1, che, detto sincero, ormai è stato abbastanza tempo fa. È stato abbastanza tempo fa perché è passato un bel po' di tempo da qui. Abbiamo giocato Saints Row 1 e adesso siamo Saints Row 4. Ma averlo finalmente giocato mi dà, proprio riempie tutti quei buchi che di trama mi sono sempre mancati. Certi dialoghi, certe affermazioni, certe parti di storia, tipo in Saints Row 2 che mi mancava tutta la parte prima. Ben, me lo sono sempre chiesto, ma perché stai nascosto qua nel cesso? Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.